Ed eccoci ritornati qui su Super Mario 3D World. Buona vista a tutti ragazzi, bentornati in un nuovo appuntamento. E sì, tutti gli episodi che ho registrato fino adesso l'avrete già capito, ma li ho registrati tutti in una volta, tutti di fila per poter andare un pochettino avanti e conservarmi qualche video in più per il periodo estivo. E, però adesso che volevo continuare, mentre mi stavo un pochettino allenando e prendendo qualche stella verde che potrebbe servirmi, ho fatto delle scoperte interessanti. Allora, intanto i livelli. Vabbè, ora ho Toad, ma tanto ora lo tolgo e rimettiamo Peach, visto che stavamo continuando con Peach. Questi livelli qui che prima non facevo perché avevano il gamepad, adesso vabbè, li potremmo anche fare, ma sono dei livelli di Captain Toad. Adesso, siccome ho portato una parte della serie di Captain Toad, direi di non rifare livelli simili a quelli. E inoltre ho scoperto finalmente che c'è un tasto che serve per correre, cosa che non sapevo e che quindi fino adesso non ho fatto. Ad esempio, il livello, quello lì del coniglio che dovevo prendere qui, era molto, ma molto più semplice potendo correre, dato che appunto si avevano solamente 100 secondi. Insomma, ragazzi, so che magari molti di voi sicuramente me l'avrete già consigliato qua sotto, ma non potevo assolutamente leggere per tempo tutti quanti i vostri consigli. Inoltre, adesso nel frattempo andiamo avanti e come al solito, ragazzi, grazie mille per il supporto che state dando. E aspettate che devo cambiare. Ecco, ok, rimettiamo Peach. Mi raccomando, continuate a supportare con tantissimi pollicioni all'insù. È impossibile praticamente portare questo gameplay qui su YouTube senza incorrere a copyright. Anche per questo, magari avrete capito che sto facendo a volte dei tagli o degli zoom improponibili o quasi inutili. Voi magari mi potreste dire: ma perché fai questo zoom? Bene, lo faccio per questo motivo. Allora, direi di poter iniziare questo livello che non so. Ah, ok, va bene. Va di qua e di là. Ok. Diciamo che se io adesso faccio così è plano. Vabbè, che anche se vado in acqua. Vabbè, non rischiamo. Che fa quello? Tiè, becca di questo. Ragazzi, quindi, tantissimo supporto come al solito. Cercheremo di. Sapevo che c'era qualcosa lì al centro. Cercheremo di andare avanti il più possibile con questa nostra adventure. E niente, magari arriviamo fino al boss oggi, non lo so. Volevo buttare giù con una palletta di fuoco, ma hai preferito morire da eroe schiacciato. Va bene. Ecco, così si può correre. Anche se Peach non corre magari tantissimo. Dov'è il traguardo? Ah, là sotto. Ok, meno male che c'era la scritta, altrimenti non lo potevo vedere. Allora, iniziamo a sparare un pochettino. Ok, va bene, andiamo. Andiamo. No, 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 no. Ok, no. Mannaggia, ero girato, stavo sparando dall'altro lato. E andiamo di là. Potrei utilizzare ancora il power up che ho a disposizione, eh? Soprattutto perché qui ci sono questi cosi qua di. Vediamo se. Ah, infatti. Andiamo! Vai! Vai, Peach! Vai, Peach! Dai! Sconfiggilo! Sconfiggilo! No! Non sono riuscito a prenderlo, ma questo spazzolone mi sa che non ci posso andare. Mi sa però che devo andare direttamente lì, dove c'è quel coso verde. Non è che qua c'è qualcos'altro che mi sto perdendo? No. Allora, proviamo anche questo. Facciamo così, proviamo a sfidare la fisica. No, va bene. Allora, andiamo. Andiamo, tuffiamoci, tuffiamoci. Andiamo di qua, andiamo di qua. Andiamo di qua. Allora, se io vado di qua, posso fare così. E posso fare così. Meno male che Peach può planare praticamente. Va bene, dai. Va bene lo stesso. Aspetta, che lui ora. Ah, lui mi segue adesso e va da quel lato. Ok, andiamo. Abbiamo perso i vari power-up, ma va bene lo stesso. Ci riusciremo. Fermati. Ma se n'è andato lui. Vabbè, mi sa che lo potremmo recuperare andando da questa parte. Ho questa impressione. Ok. Se io plano. No, no, non posso planare. È troppo facile. Troppo facile. Vai di qua. Vai, vai. Yes, almeno ho preso quello che mi interessava, la stella. Ok. E andiamo. Andiamo avanti. Ok, lo dicevo che lo potevo recuperare più avanti quello, ma non mi serve più, quindi prendiamoci il checkpoint. Magari qua abbiamo anche qualche cosa? Un po' di stelle, sì, stelle. Magari fossero tutte stelle queste. Un po' di monete. E di qua niente.
Allora, adesso purtroppo non ho power up, quindi devo stare attento. Appena questi cosini si levano, io faccio così, 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 così. Ok. Qua non mi prendono e andiamo. Andiamo di qua. Andiamo. Questo è brutto, questo è difficile. 1, 2, 3. Cioè, oddio, non è difficilissimo, eh. Non sembra difficilissimo. 7, 7, 7, 8. Vai. Ok, ce l'abbiamo fatta. Abbiamo ripreso di nuovo un power up che ci poteva servire. Facciamo così, andiamo piano piano. Andiamo. Madonna, quest'ape. No, non si vede niente, però. Ok. E scendiamo. No, ci sono di nuovo gli spazzoloni. Ok. Andiamo di qua. Mi sa che devo premere di nuovo questo. Andiamo. Ok. Andiamo di qua. Vai. E giù. Ah, però. Ma da quel lato? Da quel lato. No, 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 se n'è andato. No. Ok, siamo piccolissimi. Io volevo vedere da questo lato se c'era qualche cosa. No, niente. Va bene. Ok, qua c'è il timbro. Siamo peach minuscole. Ok, andiamo avanti. Non abbiamo praticamente la possibilità di sbagliare. E meno male che lo dico poi. Lo dico, non abbiamo possibilità di sbagliare. E mi butto. Ok, ce la posso fare. Ce la posso fare. Di qua. Di qua. Ok, se io prendo un po' di rincorsa e volo di qua. E poi prendo un po' di rincorsa e volo di qua. Yes. Ok, direi che Peach era perfetta in questo livello, anche se alla fine ho perso comunque la prima volta, ma va bene, dai. Va bene, ce la siamo cavata bene. Ok, nuovo timbro che comunque ho preso, quindi quella petta, mannaggia, mannaggia all'ape. E direi che possiamo andare avanti. 51, quindi ho preso solamente una stella verde. Spero di non pentirmene di tutte queste stelle perse e direi di poter andare avanti. Perché abbiamo il boss, ragazzi. Abbiamo il boss finale. Abbiamo anche la slot. Lì a destra abbiamo anche la casa di Todd, se non sbaglio. Comunque, un altro bonus. Ottimo, prima di andare verso il castello. E, ok, la slot non è una cosa che mi piace tantissimo. Tutti diversi. Ah, almeno gli ultimi due sono uguali. Almeno 100, che ci dà una vita in più. Yeah! Ok. Quindi andiamo verso la casa di Todd, come ho detto poco fa. Andiamo. Salvataggio. Andiamo. E questo boss lo dovrei affrontare con Peach, visto che. Ok. Visto che abbiamo fatto questo mondo con Peach. E il prossimo è Todd. Infatti l'ho utilizzato un pochettino prima per capire. È molto veloce. Allora, lui è il Todd verde. Se non, se, cioè, mi fido del Todd verde. Non mi farà uno scherzetto. Prendo quello grande. Yes! Yes, ottimo. Ok, abbiamo anche il tanuki. Va bene. Non abbiamo più nemmeno il tanuki. Va bene. Abbiamo però Peach rosa, gatto. Va bene, va bene. Devo scegliere io in ordine. Perché ovviamente ne possiamo conservare solamente uno. Ma ci sta. Salvataggio completato. Andiamo. Andiamo verso il boss. Credo che il gatto sia il power-up che in questo gioco può essere il più utile. Probabilmente perché si può arrampicare, perché attacca. È abbastanza completo. Treno dei pallottoli Bill, signori, ci siamo. Iniziamo questo nuovo livello. Il treno. Sono sempre tutti i mezzi di trasporto. Il carro armato, la... Ok, dobbiamo però velocizzarci, mi sa, eh. Anche perché devo prendere quella stella. Devo prendere quella stella prima che sia troppo tardi. L'ho presa. Ok. Adesso che riesco a correre. Ok, quelli là sotto li evitiamo, dai. Ci prendiamo il tanuki? No, io non mi prenderei il tanuki, in realtà. Vabbè, sì, dai, pigiamocelo. Ci manteniamo. Certe cose non cambiano mai. No, no, ehi, ma... Oh, no, no, ma... Cosa? Non me ne ero accorto. Via, 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 via. Ok. Oh mio Dio, ma quanto erano insistenti comunque.
Anche i pallottoli B il gatto. Signora Flower non manda tutti in gatti. Ci è mancato poco. No. No vabbè. No vabbè. Ok, ci devo saltare di sopra. Ok. Via 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 via. Tubo 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 tubo. Ma ero dietro il tubo verde, scusami. Come hai fatto? Ok, andiamo dall'altro lato. Almeno qui non ci può prendere quello. Io voglio assolutamente un power up. Non ho più niente. Non ho più niente. Sì, perfetto, come faccio ora? Come faccio? Ok. Evitiamo. Via, andiamocene. Cosa c'è? Lotta boss qui? Ok, lotta boss e noi non abbiamo nessun tipo di power up. Sarà difficile. No, please, no, non laggare nemmeno. Aiuto. Mi sa che è lei. Ok. Si divide in tre, ma ha lo shuriken giusto. Ci sono andato addosso, ci sono andato addosso. Ma dai, ma se ero lì, ma come mi hai preso? No, 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 no. Allora, attenzione. Attenzione. Perché qui devo colpire. Ok. Ok, ok. Andiamo. Andiamo, 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 andiamo. È tutto gigante, è tutto gigante, è tutto gigante. Siamo ancora più giganti dei pallottoli Bill giganti. Però dobbiamo stare attenti che diventiamo subito piccoli. Vai, ok. È tutto gigantissimo, è tutto giganterrimo. Ok. No. E dai. Ero ancora grande. Ok, giù. Via, via di qua. Siamo siamo sempre minuscoli, ma perché? Via, andiamo. Quindi non ho la possibilità. Da là sotto forse c'è qualche power up, qualcosa, non lo so, ma non posso controllare. Ok, via. Prendiamoci questa moneta. Via. Ok, ci è andato in testa però. Allora, siamo di nuovo piccoli. Però siamo agguerriti come prima. Però prima non è bastato. Quindi adesso non lo so se basterà. Allora, lei si divide in tre. E lo shuriken, giusto, è qua. Siamo sempre piccoli quando dobbiamo affrontare lei. Questa cosa è la cosa peggiore. Perché abbiamo solamente un tentativo. Cioè dobbiamo fare un perfect. E quello di là. Tiè, due. Ora in quanti diventa? In 200. Qua, tre. Signori, ce l'abbiamo fatta. Ce l'abbiamo fatta, non ci credo. Non ci credo, ce l'abbiamo fatta da minuscoli. Ce l'abbiamo fatta da minuscoli, che bello. Andiamo, andiamoci a prendere la gloria. Adesso perdo tipo qui. In teoria qui si può anche perdere, perché quelle fiamme fanno male, abbiamo scoperto. Allora, qui probabilmente sto facendo uno zoom enorme su di me, perché tutte queste scene solitamente sono bloccate, quindi bel faccione, tranquilli, sto andando solamente a prendere le monetine, e poi vado a prendere, ovviamente, la fatina, che sicuramente è lì ad aspettarci. Vai! Perfetto. Ok, ci siamo. Ah, abbiamo distrutto quel barattolino di vetro. E noi siamo più piccoli di questa fatina. Siamo molto simili in effetti alla fatina, perché siamo minuscoli. Però minuscoli ma buoni, perché ce l'abbiamo fatta. Ok. E adesso nuovo mondo. Giusto? Giusto? Dai fatina blu. Vai fatina blu. Costruisci il tuo tubo. Il solito tubo invisibile. Trasparente, più che invisibile, perché di vederlo lo vediamo, ma è trasparente, quindi si vede all'interno. Perfetto, eccolo lì. Sempre minuscoli, dobbiamo andare avanti per forza. Salvataggio completato. Allora ragazzi, io direi di andare a vedere il prossimo mondo, il mondo 4. Che succede? È vuoto. Cos'è una super battaglia boss? Mi sembra troppo strana questa cosa. Cos'è? E non possiamo andare avanti. Possiamo andare in teoria indietro. Ma è sempre mondo 3, quindi direi di affrontarlo. Però siamo minuscoli. Ok, un altro boss.
3B, scontro con sua sibilanza. Cosa? Va bene, andiamo. Siamo sempre nel mondo 3, quindi continuiamo a utilizzare Peach. Poi dopo continueremo con altri, ovviamente. Speriamo di prendere un power up prima dello scontro col boss. No, vero? Dai, questo mi sa di power up. Almeno diventiamo grandi. Va bene. Speriamo di capire subito il pattern del nostro nemico in modo tale da fare un perfect come poco fa. Aiuto. Aiuto. Ed eccoci qua. Ok, si distrugge tutto. Mi sa che devo andare avanti. Eccoci. Eccoci, signori. Eccoci, signori. E che cos'è? Sua sibilanza, ok, perché è un serpente. Cosa dobbiamo fare? Allora, per adesso non so che cosa dobbiamo... Eh sì, vabbè. Ecco, come faccio a salire? Campanella, subito! Valla a prendere! Ok. Ok. Possiamo salire grazie a loro? Ok. Ok, colpito una volta. Colpito un sacco di volte, però vabbè, me l'ha contata solo come una. Prendiamo un po' di velocità. Prendiamo un po' di velocità. Allora, dovrei poter salire ancora una volta su di loro. C'è un'altra campanella qui. Ottimo. No, però non sono riuscito. Ok, loro non fanno male, per fortuna, se li colpisco. Cioè, se ci vado addosso. Vai di qua, vai di qua. Ok. E invece sì che fanno male. E invece sì, devo stare attento. Però in maniera diversa. Cioè, loro distruggono il... Vabbè, tu come vuoi. Cioè, mi vuoi dare il... Mi vuoi dare la campanella e poi me la vuoi distruggere? Come vuoi. Allora, direi di... Sbrigarmi. Ok, c'è quello che è mezzo rotto come tipo di piatto. Però così non mi sbrigo mai. Via, urbo. Ok, l'abbiamo colpito una volta, ma non basta. Quello, vai. Ok, ma io posso... Ah, sì, posso aggrapparmi, ma qua proprio... Ok. Posso anche arrampicarmi, non aggrapparmi. Posso arrampicarmi su di loro, ma questi qua si rompono. Ok, pian piano sto capendo un attimino come fare. Vai, sali. Ok. Sono un po' in difficoltà a riuscire a salire. Diciamo che non è difficile da resistere, ma è difficile da capire come raggiungerlo. Okay, qui c'è un'altra campanella. Ok, da quel lato, dovrei andare da quel lato. Difficile. È difficile, veramente. Vai, questo qui è alto, vai. Vai adesso. No, ma perché? Per poco. Adesso saliamo subito perché questo qui si distrugge come piatto. Vai, di qua. Di qua. No, questo qui è basso. Ok, finalmente. Non è facilissimo, ok? Non è facilissimo, mettiamola così. Ok, vediamo le sue sfere, le sue rocce che ci lancia. No, adesso non lo posso prendere. Ok, no, via. Ok, quell'altro si distrugge, quindi no. Niente. Facciamo così. Vai. Yes. Ok, quanto ci ho messo? Un bel po', eh? Ci ho messo un bel po', però ce l'ho fatta. Yes, ci pigliamo un sacco di monete. Ci pigliamo anche la stella. Ci pigliamo altre tantissime monete. D'altronde era un re, un king, su una sua maestà sibilante. E quindi ce l'abbiamo fatta. Mancavano 160 secondi ancora, 170 più o meno. Quindi siamo stati anche abbastanza bravi. Sì, pensavo di aver perso un sacco di tempo, invece siamo stati bravi. Ok, andiamoci a prendere questa altra bandiera. Vai. Oh, yes. Ottimo. Due livelli bonus in un solo episodio, ragazzi. Cioè, tanta roba. Mi raccomando, supportate con tantissimi pollici all'insù questo nuovo episodio, perché abbiamo fatto due livelli bonus. Cioè, boss. Questo è un livello bonus, più o meno. E via. Ce l'abbiamo fatta con Peach. Peach comunque non è male col fatto che può planare. Quindi... Bene. Allora, andiamo avanti per scoprire invece com'è il prossimo mondo. Non ci dovrebbero essere più sorprese perché già una c'è stata. Ed è più o meno roccioso. È enorme questo castello. Va bene.
Ok, abbiamo visto qual è la nostra meta, il nostro obiettivo. Nel prossimo appuntamento andremo avanti nel mondo 4 con Todd, visto che è l'unico che ci rimane. E poi cambieremo ovviamente con tutti quanti. Ragazzi, mi raccomando, pollice in all'insù, iscrivetevi al canale, condivisioni, social in descrizione come Instagram. Le condivisioni con tutti quanti i vostri amici in modo tale da fargli scoprire questo gioco che secondo me è molto carino. Noi ci vediamo nel prossimo appuntamento, un saluto a tutti, grazie per aver visto il video fin qui, ciao ragazzi.